Sull'onda della sopraggiunta notizia in cui si afferma l'apertura di un'indagine a carico di Vittorio Sgarbi per furto di beni culturali, nella vicenda legata al dipinto di Rutilio Manetti, scomparso a Buriasco nel 2013 e riapparso nella collezione Cavallini Sgarbi qualche anno dopo, voglio dedicarvi un video sulla figura di questo importante pittore senese della prima metà del Seicento. Rutilio Manetti fu battezzato a Siena il 1 gennaio 1571, figlio del sarto Lorenzo di Jacopo. Non sappiamo tanto di come trascorse la giovinezza a causa dell'assenza di una documentazione, ma possiamo giusto affermare, grazie all'attendibile testimonianza del senese Giulio Mancini nelle sue considerazioni sulla pittura del 1620, che il giovane Manetti abbia svolto il proprio apprendistato nella bottega di Francesco Vanni del fratellastro Ventura Salimbeni. Artisti poco più anziani di lui, ma già partecipi della pittura figurativa tardo-manierista romana, sull'esempio di quella messa in pratica da Federico Barocci e dal Cavalier d'Arpino. Di Manetti si ricordano come primi lavori due storie di Santa Caterina, dipinta ad affresco nella sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena e datata ottobre 1597, e due storie del vescovo Antonio Piccolomini, datata 1598. Affreschi che si dispiegano tra le lunette e le vele della sala consiliare. Vennero commissionati dal capitano del popolo e facevano parte di un ciclo dedicato a episodi salienti della storia della Repubblica di Siena. Questa impresa pittorica risulta una delle più importanti fra quelle realizzate a Siena nell'ultimo decennio del secolo, poiché parteciparono, oltre che lo stesso Rutilio Manetti, alcuni degli artisti più importanti attivi sulla scena senese, Francesco Vanni, Ventura Salimbeni e Sebastiano Folli, quest'ultimo futuro competitor del Manetti. Nel 1601 Rutilio sposa Elisabetta, figlia di un vasaio da cui ricevette in dote 800 fiorini. Da quest'unione nasceranno Giacomo nel 1605, ma morto l'anno dopo, e Domenico, battezzato nel 1609, che proseguirà la professione del padre diventando un allievo ed abile collaboratore. Nel 1602 Manetti firmò e datò il rovinato Martirio di San Lorenzo per la chiesa di Santa Maria dei Servi, dove si vedono bene i riferimenti alle soluzioni veneziane di Tiziano e a quelle romane di Federico Zuccari. Interessante anche la decapitazione di San Giacomo realizzata nel 1605 per l'altare maggiore dell'oratorio di San Giacomo in Salicotto, la cui composizione venne ripresa sempre da Manetti successivamente, al principio del secondo decennio del Seicento, in occasione della decollazione di San Paolo, conservata nel romano Palazzo Barberini e che sappiamo in origine essere stata nella collezione del principe senese Agostino Chigi come pendant della crocifissione di San Pietro di Ventura Salimbeni. Si coglie bene in queste opere l'influsso della pittura caravaggesca, non ancora negli accenti chiaroscurali, ma nell'organizzazione della composizione delle figure. Data fondamentale nel 1605, perché Manetti ottiene la commissione per un ciclo di affreschi dedicati al santo titolare della chiesa di San Rocco. Si occuperà di questo lavoro fino al 1610. Le storie riguardano la vita e la morte del santo e sono testimoni della raggiunta maturità artistica del pittore, ormai capace di rappresentare con coerenza e articolazione una complessa macchina devozionale. Proprio alla fine dei lavori a questo ciclo, l'attività di Manetti esplode ed egli si afferma nel panorama artistico della città. La sua fama esce anche dai confini senesi e nel 1612 è attivo a Pisa. Sono inoltre documentati diversi pagamenti a suo nome provenienti dalla Certosa di Firenze. Nel 1614 l'intenso ritratto di Arturo Pannocchieschi. È proprio a partire dal secondo decennio che la pittura di Manetti si evolve sempre più in direzione dell'influenza caravaggesca ed è per questo motivo che gli studiosi differenziano il corpus dell'artista in due maniere distinte. La prima dichiara influenza tardo-manierista romana, frutto appunto delle lezioni con Francesco Vanni e il fratellastro Ventura Salimbeni, mentre la seconda maniera vede subentrare nei suoi riferimenti artistici prepotentemente il Caravaggio. Di questa evoluzione testimonia il riposo durante la fuga in Egitto, conservato nella chiesa di San Pietro alle Scale a Siena, firmato e datato 1621. Ma non solo opere sacre sono le commissioni che ottiene Manetti. Ne è un esempio la tela con una scena tratta da un episodio dell'Orlando Furioso, Ruggero alla corte della maga Alcina, conservato nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, commissionato al cardinale Carlo de' Medici fra il 1622 e il 1623. L'opera con suonatori e giocatori di carte della collezione Chigi Saracini a Siena ci riferisce inoltre dell'attenzione di Manetti alle tematiche di genere, soprattutto quelle ambientate in osteria, con protagonisti giocatori di carte vari,
che vennero rese famose proprio da Caravaggio. A mio avviso, strepitosa è l'opera Santa Caterina riceve le stimmate, realizzata negli anni 30 per l'oratorio superiore del santuario di Santa Caterina a Siena, e di cui si conosce una seconda versione. È un'opera di grande maturità, sapiente l'uso del chiaroscuro e ben riuscita la composizione, dove al centro vediamo l'intimo dialogo tra Santa Caterina, sostenuta da una consorella, e il crocifisso, da cui partono dei fasci che incontrano la santa in cui avviene il miracolo della stimmate. Nel caso di Santa Caterina si tratta di un'iconografia che periodicamente veniva bandita dalla Chiesa o permessa, a seguito delle accese polemiche tra i vari ordini religiosi. Da una parte i domenicani, che pretendevano la legittimità di tale rappresentazione, dall'altra i francescani, ligi a difendere invece la memoria delle antiche stimmate di San Francesco. Non è un caso che Sisto IV, un papa francescano, nel 1475 ne vietò la riproduzione, mentre proprio nel 1630 Papa Urbano VIII ne riaffermò la legittimità. È quindi in tale contesto che si colloca l'opera di Manetti. Importante in questo senso è anche il recupero filologico che l'artista attua nella rappresentazione del crocifisso, poiché è esemplato su quello duecentesco da cui, secondo la leggenda domenicana, Caterina ebbe le stimmate, il 1 aprile 1357. Curioso è constatare come qualche anno prima, nel 1625, a Manetti è riferita la realizzazione di una copia proprio di questo antico crocifisso ligneo, commissionato alla Compagnia Senese di Santa Caterina come dono alla omologa Compagnia Romana. Dobbiamo quindi immaginare che l'attenta cura iconografica che il pittore ha nella resa del crocifisso sia derivata proprio da questa sua personalissima impresa. Tra le diverse opere realizzate in questo periodo si colloca infine la tanto discussa tela con la cattura di San Pietro, un'opera realizzata entro la morte dell'artista avvenuta nel 1639. La scena tratta dell'incontro tra Erode e Pietro, precisamente il momento in cui il santo viene trascinato dai soldati di fronte al governatore, e lo vediamo rappresentato nel gesto imperioso di liquidare l'apostolo ordinando che venga imprigionato, il tutto sotto lo sguardo dei seguaci di Pietro. La luce e i chiaroscuri sono di decisa derivazione caravaggesca. La composizione può essere avvicinata all'opera raffigurante l'innocenza della Vestale Tuccia, conservata nel Palazzo di Provincia di Siena, un'opera forse commissionata al Manetti dopo il 1636 dal governatore Leopoldo de' Medici e portata a termine dal figlio Domenico una volta morto l'artista. Si nota bene come le due opere sono simili nella scelta di raffigurare nel lato destro i protagonisti virtuosi della vicenda e nel sinistro invece, sopra una gradinata semicircolare, i giudici cospiratori. Anche la presenza di un cagnolino accovacciato in basso a sinistra ritorna tra le due opere e i colori verde e arancione del pavimento a scacchi un ulteriore collegamento. I gesti indicatori dei presenti infine si collegano e rivelano così la comune paternità delle opere con il dipinto di Messinissa e Sofonisba, sempre di mano di Manetti, ma realizzato una decina di anni prima.